gioia, mettiamo la parola fine a questa lunga storia del Gino Lisa? No, mettiamo la parola inizio non alla storia ma alle attività del Gino Lisa, sapendo che oggi annunciamo due cose importanti che sono collegate tra di loro, una forse la soluzione dell'altra, però le notizie importanti sono due. Uno, che ci sarà la sede centrale regionale della Protezione Civile con tutto l'indotto che questo crea e con tutte le strutture che saranno connesse a questa funzione, e l'altro che questa soluzione consente l'allungamento della pista al 100% a spese della Regione, che ovviamente si avvarrà di fondi già dotati, di cui è dotata e già stanziati in bilancio, e con l'opportunità di valutare le opzioni che arriveranno per anche i primi voli. Questo lavoro richiederà una sorta di tempo differenziato, quindi ci saranno da subito le iniziative sulla Protezione Civile, ci sarà la comunicazione alla Commissione Europea, ci dovrà essere il ritiro della notifica che ci ha visti invece impegnati su un'altra strada per tanto tempo, che poi si è rivelata una strada non produttiva. All'esito di tutto ciò si farà la parte contrattualizzata, si farà l'attività di contrattualizzazione con la società che dovrà svolgere le attività appunto di lavori, e poi arriveremo al risultato tanto desiderato. In più speriamo che il bando, che può consentire di finanziare le attività di marketing e quindi potrebbe agevolare la individuazione di un vettore da Foggia, potrebbe anche forse coesistere con la questione dei lavori. Con una serie di stralci funzionali e con una serie di attività ben coordinate potremmo non dover rinunciare sin da subito a qualche... Perché se così non dovesse essere, l'appannaggio sarebbe di Bruttaglia. L'appannaggio, cioè, noi ragioniamo con una logica regionale. Il Presidente oggi ha voluto fare anche qualche passo in più verso la nostra provincia, però il fatto che vada a Grottaglio o vada altrove non sarebbe un problema. Il tema è che però questo territorio non ne potrebbe beneficiare sin da subito. La nostra idea è di attivare questo meccanismo in modo che a stati di avanzamento si possa far coesistere l'una cosa e l'altra. Ovviamente ci vogliono le imprese private, quindi i vettori che vengono qui ad investire, ci vuole un sistema imprenditoriale che trovi motivo di convenienza in questo opportunità.